Qual è lo sforzo profuso dalla vostra associazione per creare una mostra del genere? Allora, intanto lo sforzo è quello che comunque ci ha un po' distinti in questi anni, che è quello per l'amore del borgo, per l'amore per Termoli, per l'amore della città e di quello che normalmente si fa all'interno della cittadina. Noi siamo nati come associazione per il Paese Vecchio e quindi tutte le attività che abbiamo fatto, almeno la stragrande maggioranza delle attività, sono state finalizzate al recupero, ma soprattutto alla revisione del Borgo Vecchio. Tant'è che ha avuto talmente tanto successo che sono intervenuti anche da altre regioni. Sempre, sempre, a parte i primi anni dove comunque c'è stato un rapporto con i presepisti termolesi, no? Che lavoravano magari in segreto nei garage e che quindi le loro opere erano guardate da, che ne so, 30, 50 persone che comunque davano questa cosa. Invece il fatto di venire qua è un'organizzazione fatta e profusa per centinaia e centinaia di persone, perché qui movimentiamo qualcosa come 8.000, 10.000, anche 11.000 presenze siamo arrivati in un anno. Quindi voglio dire, è una soddisfazione grande per tutti noi, per me in maniera particolare, perché insomma ci ho creduto e quindi in qualche modo adesso stiamo raccogliendo un po' i frutti di questa bella cosa. Quest'anno sono 40 presepi in esposizione, uno più bello degli altri. Prima hai fatto un appello per cercare, insomma, volontari che aiutino a organizzare anche la prossima edizione dei Presepi nel Borgo. Sì, c'è una, più che un appello, è una constatazione di fatto che siccome non c'è stata effettivamente un ricambio generazionale, oggi ci troviamo a vivere questa cosa con un po' di pesantezza, tra virgolette, perché il fatto di non poterci muovere per un mese intero, soprattutto nel periodo natalizio in cui magari i parenti vanno, vengono, no? Si cerca di fare un Natale in compagnia di altri parenti o di amici, di uscire fuori una volta tanto, e invece noi siamo costretti a stare qui.